Buongiorno. Le serve un aiuto? No, lei non può fare nulla. Mi serve un meccanico. È fortunato. Si dia il caso che io sono forte con i motori. Ma che ne vuole sapere una donna di motori? Senta, si è fermata subito o ha fatto qualche rumore strano prima di spegnersi? Ma che fa? Mette le mani dentro, per carità. Che poi magari ci lascia dentro un'unghia. Andiamo. Guardi, senza offesa, ma qui il problema sembra davvero serio. Guardi che io cercavo di darle una mano. Però se lei è così pieno di pregiudizi... Signora, non ci capisco niente io. Figuriamoci lei. Per favore, e ci sarà un bel motivo per cui sta girando a piedi o no? E mi faccia capire dov'è la sua auto. Da uno sfasciacarrozze? Da un meccanico? Per favore, dai. Anzi, se vuole davvero aiutarmi, mi dia gentilmente il suo telefono che devo chiamare soccorso stradale. Ecco, tenga. Grazie. Sì, pronto, pronto. Mi si è fermata l'auto e non so come fare. Ah, 30 minuti. Vi ringrazio, grazie. Grazie. La ringrazio. Si figuri. Ma dimmi tu. Che giornata. Ieri sera ho dato l'auto a mia moglie. Non avrei dovuto. Questo è il risultato. E poi mi dicono che dovrei fidarmi di una donna che mette le mani sul mio motore, capisci? Senta, io capisco che adesso è arrabbiato. Però non è il caso di sminuire una persona solo perché cerca di darle una mano. E poi guardi che le donne non sono da meno rispetto agli uomini. E la competenza non ha sesso. A volte un pregiudizio costa molto più caro che mettere da parte l'orgoglio. Beh, sa come si dice? Donne al volante, pericolo costante. Un motivo ci sarà, no? Comunque, la ringrazio davvero di avermi prestato il suo telefono. Mettiamola così. Si immagini. E comunque, per la cronaca, non credo sia colpa di sua moglie. Non è poi così semplice recare un danno al motore. Ma dai. Già. Arrivederci. Salve, salve, sono Mario Borghesi, vi hanno portato la mia macchina qualche ora fa. Ah, sì. La sua macchina ci ha dato veramente il filo da torcere. Come mai? Sa come sono le macchine di oggi, tutte elettriche. Abbiamo attaccato il computer ma la centralina non ci dava dei feedback di risposta molto positivi. Ma ora hai risolto il problema? Sì, la macchina è pronta. È stato molto fortunato perché quando l'ha vista se ne è voluto occupare direttamente il capo. Ah, bene. In genere è sempre pienissimo di lavoro, ma fortunatamente è riuscito a risolvere. Bene, bene. Era ora che aggiungesse una buona notizia, dopo la mattinata disastrata che ho avuto. Ah, guarda chi si rivede. Ironia della sorte. Quindi lei sta facendo le pulizie in un'officina e poi dice di essere un'esperta? Io credo che dovrei parlare col suo titolare. Tanto più che devo saldare il conto. È fortunato ancora. Può farlo direttamente con me. In che senso? Dov'è il capo? È proprio lì, davanti a lei. Lei è il capo? E lei quindi prende ordini da una donna? Scusi, cosa c'è di così strano? Guardi, qui dentro lei è quella che ne sa più di tutti. Impari a portarle rispetto. E visto che prima non mi ha dato occasione di presentarmi, piacere. Io mi chiamo Carla e questa è la mia officina. Scusate, io non lo sapevo. E questa credo che non sia una valida giustificazione per sminuire una persona che cerca di darle una mano. Poi sa, credo che lei sia uno di quegli uomini che ritiene che le donne debbano sempre essere relegate a quelle poche consuete mansioni. Ora, non dica così, la prego, non mi faccia passare per la persona che non sono. Se avessi saputo che lei era un meccanico... Che cosa? Si sarebbe fidato? Io non credo. Se nemmeno mi ero avvicinata alla sua macchina che già mi aveva umiliata. Ma sono lavori dei uomini queste, abbi pazienza. Beh, come può ben vedere, no. E poi la competenza non ha sesso. Va bene, ho fatto un errore.
E cosa mi dice rispetto alla mia auto? Per la sua macchina era una sciocchezza. Era solo un falso contatto, una valvola che dava un falso input alla centralina. Sarebbe costato 30 euro. Oh, benissimo. È il mio giorno fortunato. No. Perché, vede, l'intervento del carro attrezzi, la priorità dell'intervento, perché lei giustamente voleva la macchina restituita in giornata. Sì. E la mia manodopera, che adesso sa, dal momento che io non sono una novellina, ha un certo costo. Quindi? 400 euro. 400 euro? Già. 400 euro? Per un intervento che ne costava 30? Già. E lo sa perché? Perché? Perché sul momento bastava resettare la centralina. E adesso invece... Quindi vede, a volte un pregiudizio costa molto di più che mettere da parte l'orgoglio. Chiavi dell'auto. Grazie per essere con noi. Speriamo che la storia ti sia piaciuta. Condividendo questo video puoi avere anche tu un impatto nella vita di qualcuno donando un forte messaggio.